Buongiorno a tutti. Io vorrei cominciare, visto che un'introduzione generale rispetto alla determinazione di ANAC è stata già fatta. Vorrei cominciare anche così per fare anche una prova audio, leggendovi questo testo di Italo Calvino. C'era un paese che si reggeva sull'illecito, non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un numero di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati e questi mezzi si potevano avere solo illecitamente, e cioè chiedendoli a chi li aveva in cambio di favori illeciti. Chi poteva dar soldi in cambio di favore, in genere, già aveva fatto questi soldi me mediante altri favori, ottenuti in precedenza. Per cui ne risultava un sistema economico in qualche modo circolare e non privo di una sua armonia. Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici gli abitanti di quel paese, non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire, gli onesti. Ecco, questo è l'apologo sull'onestà nel paese dei corrotti di Italo Calvino, scritto nel 1980, che però io trovo sia anche oggi attuale. Tra l'altro Calvino è morto esattamente 30 anni fa, il 19 settembre, quindi direi che mi piaceva cominciare con questo pezzo, no? Con questo suo testo, per dire che in fondo quello che Calvino descrive è una situazione che noi oggi chiameremmo di corruzione sistemica. È il problema della prevenzione della corruzione nelle società in controllo pubblico nasce proprio da questo, dal fatto che anche le società controllate sono all'interno di quello che è l'insieme di relazioni fra soggetti pubblici e privati su cui si regge la corruzione fatta sistema. Anzi, spesso e volentieri, forse come qualcuno di voi potrà confermare, le società controllate sono anche il luogo in cui una serie di accordi fra la componente politica degli enti e le aziende privati e i privati hanno luogo. Allora, la legge 190, se vogliamo tornare alle origini, quando è venuta alla luce, quando è nata, ecco, fondamentalmente aveva come obiettivo quello di riuscire a prevenire la corruzione, un problema grosso come una montagna. Prevenire la corruzione in che senso? Cercando di sottolineare alcuni aspetti del problema. La legge 190 ha richiesto e voleva cominciare a fare prevenzione rispetto al rischio di corruzione, garantire l'accountability nella gestione delle risorse pubbliche, quindi garantire dei sistemi attraverso cui chi gestisce risorse pubbliche renda conto del suo operato, promuovere una visione della trasparenza come controllo da parte dei cittadini e poi prevenire fenomeni come quelli del conflitto di interessi o del pantouflage che reggono proprio l'architettura della corruzione sistemica. Ecco, chiaramente questa montagna ha partorito il topolino. È il topolino che conosce molto bene chi di voi appunto lavora in qualunque pubblica amministrazione, è proprio
l'insieme di adempimenti della legge 190, del decreto 33 2013, piuttosto che appunto le norme sull'incompatibilità e l'inconferibilità del decreto 39. Un topolino molto pesante, nel senso che questi adempimenti hanno pesato e pesano sulla operatività delle pubbliche amministrazioni. Non è stato facile e non è facile tenere dietro a questi adempimenti. Dicevo, un topolino pesante, ma è pur sempre un topolino, perché si rischia di trasformare la prevenzione in un adempimento. Cioè, si rischia di trasformare tutto non come la presa di coscienza di un vero impegno organizzativo, culturale degli enti pubblici e privati. Si rischia di trasformarli invece in un obbligo di legge. Va bene, è un buon inizio, no? Però è un buon inizio che si è portato dietro tutta una serie di problemi. Primo fra tutti quello di capire in che modo le società pubbliche dovessero essere coinvolte nella prevenzione della corruzione. Perché è chiaro a tutti che sono settori a rischio. Sono organizzazioni a rischio. Però non è chiaro quali debbono essere appunto gli adempimenti cui devono sottostare. E in questo senso è lo stesso quadro normativo, sono le stesse leggi. Che hanno creato un po' di confusione. La stessa ANAC, nelle linee guida appunto legate alla determina 8/2015, definiscono questo quadro normativo relativo alla prevenzione della corruzione nelle società controllate e partecipate come complesso, non coordinato e fonte di incertezze interpretative. Questo perché? Perché per esempio la legge 190-2012 si riferisce agli enti pubblici, ai soggetti di diritto privato controllati, solo per quanto riguarda gli enti e i soggetti di diritto privato partecipati dalle province, dalle regioni e dalle autonomie locali. Il che è una cosa molto strana. La corruzione c'è soltanto a livello di regione, province e comuni. Comunque questo è quello che dice la legge 192.000-2012 e abbiamo detto se tutto diventa un adempimento, è chiaro che se qualcosa non è scritto lì, allora non siamo tenuti a farlo. Poi i successivi decreti hanno cercato poi di chiarire anche tutto quello che c'era di non detto, forse, di appena abbozzato, di sottinteso nella legge 190-2012, che, ripeto, con tutto il rispetto per il legislatore, ricordiamoci che è stata una legge scritta male, approvata di corsa, strutturata male. È una legge che nemmeno definisce cosa sia la corruzione, per esempio. Allora, i successivi decreti, quindi il decreto 33, il decreto 39 e il Piano Nazionale Anticorruzione, hanno in un certo senso cercato di spiegare, no? Di chiarire anche questo aspetto dell'obbligo meno per le società controllate e partecipate. Rispetto all'obbligo della prevenzione, facendo qualcosa che alcuni hanno definito un eccesso di delega. Per esempio, il decreto 39-2013, quando parla di incompatibilità e inconferibilità,
non la riferisce soltanto alla pubblica amministrazione, ma parla anche di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e che svolgano attività di pubblico interesse. Quindi rispetto alla legge 190, ecco che non si fa più soltanto riferimento agli enti locali, ma si parla di tutti gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico. Qualcosa di molto più forte fa invece il Piano Nazionale Anticorruzione, che tout court chiarisce dà l'indicazione che anche gli enti pubblici e economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, devono adottare un piano di prevenzione della corruzione. E quindi ecco che noi dalla legge, quindi partendo dalla legge 190-2012, arrivando fino al Piano Nazionale Anticorruzione, abbiamo effettivamente un forte ampliamento degli obblighi a carico dei soggetti privati controllati. Si è scatenato il putiferio, nel senso che chiaramente no, il dibattito si è aperto, no? E ci si è chiesti se determinati obblighi esistevano, così come vedo che voi discutete anche in chat sul fatto che le agenzie fiscali siano o meno sottoposti alla 190. Le linee guida dell'ANAC fanno all'inizio una lunga disamina, no, su questo problema, cercando di coordinare un po' le varie norme, cercando anche di dare una definizione univoca, no? Di cosa è un soggetto privato in controllo pubblico, perché la 190, il piano nazionale e i decreti attuativi descrivono anche in modo diverso, con termini diversi, questi enti. Qualcosa di chiaro l'ha detto per esempio decreto legge 90-2014. Questa è una legge, non è il piano nazionale anticorruzione, che comunque non è un atto normativo, decreto legge 90 ha modificato il decreto 33-2013 e ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione si applicano integralmente anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, mentre le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, quindi in cui non vi è nel caso in cui non vi sia una partecipazione maggioritaria, ecco, per queste società si applicano gli originari commi 15, 30, 33 dell'articolo 1 della legge 190-2012, che andavano ad individuare degli obblighi di trasparenza rispetto alle attività di pubblico interesse precedenti all'entrata in vigore del 33-2013. Quindi con il de decreto legge 90-2014, in un certo senso, si ha un'equiparazione delle società controllate agli enti pubblici che li controllano. Allora, penso, secondo me, vi sto già annoiando abbastanza, no? Perché quando poi si parla di leggi si rischia anche di annoiare la gente, oppure per non annoiare di non essere abbastanza precisi. Visto che ciascuno di voi, fortunatamente, andando alle scuole elementari, ha imparato a leggere,
Ecco, vi rimando alla lettura del quadro normativo, così come ANAC rappresenta nella determinazione 8/2014. Mi piacerebbe adesso passare a parlare della determinazione, perché la legge 190 del 2012, ci sono stati tanti atti normativi in mezzo, no? Cioè sono successe molte cose dal 2012 a oggi. Sicuramente è importante ed è sempre importante capire a quali specifici enti la normativa si applica. Però è ancora più importante dirsi, credo, specialmente poi in un webinar come questo, che per dire, dura 90 minuti, quindi non ci dà la possibilità di parlare di tutto, allora secondo me è necessario fare delle scelte. Allora, quello che c'è da chiedersi è, noi siamo tutti d'accordo sul fatto però che in qualche modo la prevenzione debba essere, cioè la corruzione debba essere gestita, quindi ci debba essere prevenzione della corruzione nelle società controllate? Credo di sì. Non possiamo dire che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni siano assolutamente estranee al rischio di corruzione. Non sono estranee al rischio di corruzione neanche le società con capitale a capitale 100 per 100 privato. Motivo in più, no? Nel momento in cui noi abbiamo delle società che comunque si reggono su risorse pubbliche o esercitano attività di pubblico interesse, ecco che è necessario che queste società facciano prevenzione. Allora, le linee guida dell'ANAC contenute nella determinazione 8/2015 hanno questo obiettivo, quello di fare un po' di ordine anche nel caos, un po' nel caos normativo che si era generato. Vogliono correggere alcuni orientamenti del PNA perché il Piano Nazionale Anticorruzione aveva dato delle indicazioni circa i piani triennali di prevenzione e la figura del responsabile della prevenzione che non parevano poi così esatti. Poi lo vedremo. Insomma, tentano di fare una sintesi per definire in quale modo e come, nel modo più chiaro possibile, gli enti in controllo pubblico possano e debbano, prevenire la corruzione. Dall'altro lato, e questa forse è, la cosa che oggi mi interessa di più, definisce degli obblighi, definisce delle responsabilità che sono a carico non tanto delle società controllate o partecipate, ma a carico delle pubbliche amministrazioni controllanti o partecipanti. E quindi ci dice questa determinazione che la prevenzione della corruzione è qualcosa che l'ente pubblico che l'ente pubblico e la società controllata fanno insieme. Da qui il titolo che, insomma, ho scelto un po' sui due piedi per questo webinar, di prevenzione partecipata. Cioè la prevenzione nelle partecipate deve essere partecipata. Non è qualche cosa che interessa solo le società con capitale pubblico, ma è qualche cosa che coinvolge anche la pubblica amministrazione. È il vero problema, cioè intendo dire il vero problema, perché
i problemi, loro, quindi per capire se effettivamente una particolare tipologia di ente rientra o meno nell'applicazione delle linee guida, chiedete a un avvocato, è il loro lavoro, io non ho fatto l'avvocato, no? E loro ve lo dicono subito, cioè lo dicono anche con una buona chiarezza, hanno magari appunto anche delle sentenze. Invece il vero problema, perché forse noi non abbiamo ancora la risposta, è come fare. Cioè come si può instaurare una collaborazione fra pubblica amministrazione e enti pubblici, fra pubblica amministrazione e società controllate. Mi chiede Silvia Maghi perché deve essere partecipata. Ci arriveremo, no? Deve essere partecipata perché tutti i soggetti che hanno un interesse alla buona gestione, al buon funzionamento delle società controllate e partecipate, tutti questi soggetti devono mettersi insieme, collaborare per garantire la prevenzione. E questi soggetti sono chiaramente, in primo luogo, le stesse società controllate e partecipate. In quanto eventuali casi di corruzione sono comunque creano un danno alle società stesse. La pubblica amministrazione, che comunque è controllante, comunque mette risorse oppure affida servizi alle società controllate e quindi è una portatrice di interessi e i cittadini. Ecco, partecipata per questo, perché se non ci si mette dal punto di vista della partecipazione, della collaborazione, probabilmente, resteremo ai livelli dell'adempimento. Mi dice ancora Cecilia Maghi, spesso la partecipazione significa fai quello che fa comodo. No, dipende. Se noi pensiamo alla partecipazione intesa come partecipazione dell'ente pubblico, quindi come azienda partecipata, può darsi che in alcuni casi le società controllate e partecipate siano anche state utilizzate per riuscire a fare, a erogare servizi o fare cose che all'interno delle pubbliche amministrazioni era difficile fare, no? Caso tipico il patto di stabilità, no? Alcune cose si facevano nelle controllate perché inizialmente non sembrava che non fossero soggette a quegli obblighi di stabilità. Se invece noi pensiamo alla partecipazione, così come viene intesa di solito, la partecipazione dei cittadini, quindi ci mettiamo insieme e sentiamo quali esigenze abbiamo e quali proposte abbiamo da fare, non trovo nel termine partecipazione, un significato così negativo. Comunque, in un certo senso questo webinar che adesso procederà un pochino più velocemente, ha proprio l'obiettivo di capire insieme cosa significa prevenzione partecipata, come dire, dare un contenuto, voglio dire, i linguisti direbbero dare un contenuto semantico, no, alla parola partecipazione. Faccio una veloce carrellata sul contenuto delle linee guida, anche se forse tutti voi le avete già letto. Già lette. Allora, le linee guida prevedono quelle che io, due tipi di strategie, cioè individuano per le società in controllo pubblico due tipi diversi di strategie. Allora, si potrebbe dire anche che società controllate, enti privati controllati, enti pubblici e
economici sono sottoposti a una serie di obblighi e che invece su società partecipate, enti privati partecipati, sono soggetti a obblighi diversi. In realtà non vorrei parlare di obblighi, ma di strategie, cioè di previsioni di cose da fare. Non vorrei, cioè, a mio parere è riduttivo pensare che questa determinazione di ANAC, queste linee guida siano, voglio dire, debbano avere come loro traduzione dei pezzi di carta. Io mi occupo anche di prevenzione della corruzione nei comuni, mi occupo di etica e direi, anche se la legge è importante, anche se il pezzo di carta è importante, anche se effettivamente il rispetto di determinate prescrizioni deve essere documentato, però piantiamola lì di pensare soltanto al pezzo di carta, al documento, senza dimenticarsi del percorso, delle attività che noi dobbiamo fare, delle cose che noi dobbiamo fare per arrivare al documento. Allora, queste linee guida individuano due tipi di strategie, cioè ci dicono che nelle società controllate, negli enti controllati, negli enti pubblici e economici, devono essere fatte certe cose. E poi facendo queste cose io produrrò dei documenti. Invece nelle società partecipate, negli enti privati partecipati, devono essere fatte altre cose. Alcune cose non devono essere fatte, altre cose sarebbe meglio farle. Quindi parliamo di strategia forte e di strategia debole. Non perché la strategia debole sia inefficace, ma perché la strategia forte si po porta con sé un numero maggiore di cose da fare. La strategia forte, che adesso vedremo, richiede un maggior impegno, un maggiore cambiamento del modo in cui le società controllate e gli enti controllati lavorano. Invece la strategia debole fondamentalmente richiede alle società partecipate e agli enti privati partecipati minori adattamenti. Cioè, vediamola così, quello che fanno queste linee guida, dopo molti anni in cui lo spazio della cosa pubblica è stato ristretto e si è parlato tanto di privatizzazioni. Ecco, queste linee guida fanno un'altra cosa, soltanto per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, allargano la sfera della cosa pubblica. Cioè, queste linee guida chiedono alle società e agli enti controllati, agli enti pubblici e economici, di ripensarsi un attimo e di pensare al fatto che comunque, per quanto siano soggetti privati che funzionano con meccanismi privati, no? Per quanto abbiano una loro autonomia e libertà di scelta nella gestione dei loro processi, comunque stanno agendo nella sfera del pubblico. Ok? Per utilizzare una metafora, se io prendo una zucchina, okay, e la cuocio e la faccio diventare una mousse, sarà una mousse, non sarà più una zucchina. Okay? Ma sarà comunque una mousse di zucchine, contiene comunque zucchine. Allora, l'esempio forse non particolarmente felice. Però una società controllata, per quanto abbia sia una società privata, comunque, sta facendo qualche cosa di pubblico. Ok. Qualcuno, ripeto, può non essere convinto e effettivamente il dibattito fa parte anche di questa. Di questo momento, no? Di recepimento di queste linee guida. Allora, una domanda a cui voglio rispondere subito: se la strategia debole per le partecipate e forse anche per la preliminare applicazione del decreto legislativo 231-2001. No, la strategia debole non interessa tanto il decreto, ma è totale. E quindi direi che
conviene, come dire, spiegarle bene. Allora, intanto la strategia forte si applica alle società e agli enti controllati sia direttamente che indirettamente dalle pubbliche amministrazioni. E questa strategia forte vale anche per le società in cui vi è un controllo pubblico frazionato da più amministrazioni. Ecco, la strategia forte è semplicemente questo: le società controllate, gli enti controllati sono assimilati per quanto riguarda il rischio di corruzione alle pubbliche amministrazioni e devono attuare tutti gli obblighi, di trasparenza previsti per il settore pubblico, pur con degli adeguamenti, e devono adottare un modello organizzativo 231. Devono, quindi il modello 231 diventa obbligatorio per le società controllate, gli enti controllati e gli enti pubblici economici. E in più, appunto, la strategia forte prevede che ci debbano essere delle misure di prevenzione specifiche da introdurre dentro al modello 231. Invece la strategia debole prevede che le partecipate abbiano obblighi di trasparenza ridotti e le linee guida prevedono che non vi sia l'obbligo da parte delle società partecipate di adottare un modello organizzativo 231. L'adozione di questo modello è solo auspicata. E quindi si va in un certo senso oltre all'obbligo di legge. Viene detto non è obbligatorio, ma è auspicabile. Invece gli enti privati partecipati non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla legge 190, non sono sottoposti agli obblighi di trasparenza. Non sono obbligati ad adottare un modello organizzativo 231, quindi non sono fondamentalmente obbligati a fare niente, tuttavia è demandato alle pubbliche amministrazioni partecipanti la promozione di protocolli di legalità per definire insieme agli enti privati partecipati una serie di presidi che garantiscono comunque la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Quindi la strategia forte è una serie di cose che devono essere fatte. La strategia debole è una serie di cose che sarebbe meglio fare. È una strategia che ha delle raccomandazioni. Ecco, non so quanto voi conosciate già i modelli 231 e il contenuto delle linee guida. Magari vado un po' sul veloce. Ecco, se magari anche via chat mi dite se voi conoscete bene cosa sono i modelli 231, così non ci dilunghiamo troppo. Allora, già il piano nazionale anticorruzione diceva che così come le pubbliche amministrazioni adottano dei piani triennali di prevenzione della corruzione in base alla legge 190-2012, ecco, le società controllate, dovendo comunque, in base a quanto previsto del PNA, adottare delle misure di prevenzione, potevano, anziché scrivere da zero, no? Il loro piano, adottare dei modelli organizzativi 231 e integrare all'interno, quindi integrare il piano triennale di prevenzione all'interno del modello. Allora, cosa sono i modelli organizzativi 231? Allora, il decreto legislativo 231 è il decreto che ha definito la responsabilità amministrativa delle aziende private, degli enti privati, per i reati commessi nel loro interesse. Che cosa ha fatto? Questo decreto è fondamentalmente poi diventata la mamma della 190. Allora, perché?
Perché questo decreto dice questo. Allora, nel caso in cui in un'azienda venga commesso un reato e il decreto contiene tutta una serie di reati, anche i reati contro la pubblica amministrazione, ma anche tutta un'altra serie di reati, reati di tipo societario, reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati informatici. Quindi, se all'interno di un'azienda viene commesso un reato penale, allora, come noi sappiamo, chi commette il reato risponde personalmente per il reato che ha commesso. In Italia, insomma, non solo in Italia, la responsabilità penale è personale. Quindi se io fossi l'amministratore delegato di un'azienda e commetto un reato, io rispondo in quanto Ferrarini Andrea. Cosa ha fatto questo decreto, il decreto 231? Ha introdotto una nuova forma di responsabilità, che è la responsabilità dipendente da un reato. Dicendo questo, la società, quindi se un soggetto interno ad una società, un soggetto apicale o un dipendente, commette un reato penale, e la società in cui opera trae un vantaggio da questo reato, allora la società risponde, no? Risponde non per aver commesso il reato, ma per aver tratto vantaggio dal reato. Quindi c'è una responsabilità che si attiva. Quando la società non risponde, quindi quando la società non viene condannata per i reati fatti nel suo interesse, non risponde se dimostra di avere adottato prima della commissione del reato un modello di organizzazione per la prevenzione dei reati e se dimostra che la persona che ha commesso il reato penale, quindi il responsabile del reato, ha agito raggirando il modello. Allora, voi che lavorate all'interno della pubblica, che chi, nel senso, che voi che lavorate all'interno della pubblica amministrazione, anche se non conoscete magari bene il decreto 231, conoscete cioè, riconoscerete delle somiglianze fra la responsabilità che il decreto, assegna alla società e le responsabilità del responsabile per la prevenzione della corruzione. Anche il responsabile per la prevenzione della corruzione è responsabile per un reato che lui non ha commesso, quindi per reati di corruzione commessi anche da altri all'interno della organizzazione, se non dimostra di avere adottato un piano triennale prima della commissione del reato. Allora, i modelli organizzativi 231 sono quei documenti, quei sistemi di gestione che possono essere adottati dalle società per prevenire reati commessi nel loro interesse. Non sono obbligatori, nel senso che il decreto 231 non obbliga le società a non hanno l'obbligo di adottarlo. Nel caso in cui dovesse essere commesso un reato e non hanno il modello, verranno condannate. Comunque, come dire, l'adozione del modello non è obbligatoria. Poi nel tempo, in realtà, in certi casi l'adozione del modello è diventata praticamente obbligatoria. Per esempio, molte regioni hanno obbligato l'adozione del modello 231 da parte dei soggetti che si accreditavano a utilizzare le risorse pubbliche. Ecco allora, per cui i modelli 231 poi sono stati un po' il modello, no? Per definire le responsabilità dell'RPC, quindi del responsabile della prevenzione della corruzione, è anche un po' il modello per definire la prevenzione all'interno della pubblica amministrazione. Quindi a un certo punto cosa fa il PNA? Dice, ecco, prendi il tuo modello organizzativo
e integra all'interno, no, del modello ulteriori misure di prevenzione. Allora, in realtà, e se ne è parlato fin da quando il PNA ha proposto i modelli 231 come strumento di prevenzione della corruzione nelle società controllate, quello che si rischia è un cortocircuito, cioè non è così immediato prendere strumenti come sono i modelli organizzativi 231, che sono degli strumenti di tutela penale delle imprese, e utilizzarle come se fossero dei piani triennali di prevenzione. Questo perché? Perché il decreto 231 e la legge 190 in realtà parlano di due cose diverse. Cioè, il decreto 231 sì, prevede che debbano essere, che ci debba essere una prevenzione dei reati quali la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e la corruzione. Però il decreto 231 richiede che venga fatta prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Quindi quando si fa all'interno dei modelli 231 l'analisi del rischio, se un reato, anche quando commesso, non porta un vantaggio all'ente, quel reato non viene preso in considerazione. Invece la legge 190-2012 intanto non previene soltanto i reati, come noi sappiamo, di concussione, induzione e corruzione, ma almeno stando a quella che è l'interpretazione data dalla circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 richiede di prevenire l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche prevenire quelle condotte che non hanno una rilevanza penale, ma che denotano un abuso dei poteri pubblici per favorire interessi privati, oppure denotano casi di cattiva amministrazione. E i modelli 231 da soli non hanno niente da dire su questi reati. In più, quello che manca è il fatto che, proprio perché la legge 190-2012 è una legge di prevenzione della corruzione passiva, quindi quello che vuole essere evitato appunto è che un soggetto che ha un ruolo pubblico riceva utilità per svolgere o non svolgere la sua funzione. Quindi i reati che previene la legge 190 sono reati che non vengono commessi a vantaggio della società, ma vengono commessi a vantaggio del singolo, anche con un danno della società. Quindi, in un certo senso, i modelli 231, per poter essere utilizzati come strumento di prevenzione della corruzione passiva, come strumenti per fare quello che la legge 190-2012 ci chiede, devono subire delle modifiche. Queste modifiche, visto che il tempo un po' stringe, ve le farei ve vedere subito, così lo capiamo subito che cosa sono. All'interno di questi modelli vanno inseriti che cosa? Dei sistemi di controllo sulle attività a rischio specifiche. Quello che è il codice etico, diciamo, i modelli 231 hanno all'interno anche un codice etico. Questo codice etico deve essere integrato per diventare un codice di comportamento che sia simile ai codici di comportamento che ci sono nelle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda gli amministratori e i dirigenti, vanno fatte delle verifiche di inconferibilità e incompatibilità che non sono previste dal modello. Nessun modello organizzativo 231 prevede la tutela delle segnalazioni di illeciti, non è una prassi. Invece questa prassi è richiesta dalla legge 190.
E poi misure ulteriori che vanno inserite, va prevista la rotazione del personale anche all'interno delle società controllate, oppure se non è possibile fare se non è possibile fare la rotazione del personale, è necessario segregare i compiti. Quindi fare in modo che uno stesso soggetto non possa seguire uno stesso processo. La segregazione dei compiti è già prevista nei modelli 2.3.1, però generalmente per quelle che sono le funzioni classiche delle società private, quindi gestione delle attività, autorizzazione, pagamenti, archiviazione. Invece quello che chiede ANAC è di segregare attività che sono tipiche invece dell'agire pubblico, per esempio fare in modo che soggetti diversi svolgano eventuali istruttorie, accertamenti, che chi adotta le decisioni non attui queste decisioni. E non sia lo stesso soggetto che effettua delle verifiche. Cioè, mentre i modelli 2.3.1 sono soprattutto concentrati sull'aspetto operativo, quello che ci richiede la legge 190 è di curare molto di più l'aspetto legato ai processi decisionali. Per cui, sempre per rispondere a una domanda che c'entra, perché alcune domande possono essere utili anche rispondendo adesso, nella mappa dei rischi delle società controllate vanno inseriti, perché si sta facendo un modello 2.3.1, i reati che possono essere commessi a vantaggio della società, ma perché lo strumento di cui si devono dotare le società controllate è il modello 2.3.1. Perché se non si facesse un'analisi dei reati che possono essere commessi a vantaggio della società, non si starebbe facendo un modello 2.3.1. Ma poi, visto che questo modello deve servire anche per prevenire la corruzione, allora va fatta anche un'analisi di quelle attività illecite che denotano cattiva gestione, che potrebbero non portare un vantaggio, anzi un danno. Quindi prima di tutto, quando si fa un modello 2.3.1, si pensa ai reati commessi a vantaggio, quindi con vantaggio. Poi, a questo, nel caso specifico della prevenzione della corruzione, si considerano anche quelle condotte che non portano un vantaggio alla società. Questa non è l'unica cosa che le società devono fare. La strategia forte prevede anche che le società controllate debbano prevedere dei meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non adottano le misure di prevenzione. Quindi l'idea è quella che la prevenzione della corruzione ai sensi della legge 192/2012 e la trasparenza diventino atti che gli amministratori devono fare. E poi le società devono rendere obbligatoria la nomina di un responsabile per la prevenzione. E questo obbligo, dice l'ANAC, preferibilmente dovrebbe essere fatto modificando gli statuti. Poi, ovviamente, le società controllate, gli enti controllati, gli enti pubblici e economici, anche le società in-house, perché le linee guida, e torno su questa slide, le linee guida prevedono, scusate, la slide era dopo, mi sono confuso, prevedono che le società in-house
sono società controllate e quindi sono obbligate a, voglio dire, quindi devono adottare la strategia forte, non solo, ma visto che società in house fondamentalmente funzionano come delle articolazioni dell'amministrazione pubblica controllante, mentre tutte le altre società controllate, gli enti controllati, gli enti pubblici e economici possono pubblicare i dati con una serie di aggiustamenti, invece alle società in house si applica proprio si applicano gli stessi obblighi di pubblicazione e di trasparenza delle società controllanti. Dicevo, allora, le società controllate devono nominare un responsabile della prevenzione. Allora, sulla figura del responsabile è stato detto tanto anche nel piano nazionale, nel senso che il responsabile della prevenzione è una figura che nasce come figura tipica della pubblica amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione deve essere un dirigente apicale. Allora, il problema è stato capire quale soggetto all'interno di una società comunque di diritto privato possa giocare questo ruolo. Il Piano Nazionale Anticorruzione diceva questo ruolo può essere assegnato all'ODV. Cos'è l'ODV? L'ODV è l'organismo di vigilanza che vigila sulla corretta applicazione del modello organizzativo 231. Qual è il problema? Che l'ODV, proprio per sua stessa costituzione, per come viene definito dal decreto legislativo 231, deve essere un soggetto esterno e autonomo. Allora, chiaramente l'idea di affidare la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione a un organo, magari anche collegiale, esterno, non è sembrata opportuna. E infatti le linee guida di ANAC attualmente in vigore vanno di fatto a cancellare quella indicazione, dando altri tipi di indicazioni, che chiaramente come dire, non sono poi così chiare, perché vanno per divieti, ma casi in cui questi divieti non valgono. ANAC dice il responsabile della prevenzione della corruzione deve essere un dirigente interno alla società che non gestisca attività a rischio di corruzione. Però ANAC dice anche, sempre nelle linee guida, che se tutti i dirigenti della società sono coinvolti in attività a rischio, allora il responsabile della prevenzione può essere individuato in un profilo non dirigenziale, perché in quel caso nessun altro di interno. Però in questo caso il responsabile della prevenzione deve agire sotto lo stretto controllo del consiglio di amministrazione. Poi ANAC ci dice che il responsabile della prevenzione non può essere un amministratore, deve essere un dirigente, ma che in ultima istanza, in casi eccezionali, il responsabile della prevenzione può essere un amministratore della società se la società è di piccole dimensioni. Poi ANAC dice che il ruolo del responsabile della prevenzione non può essere affidato all'ODV o a un altro organo di controllo esterno, ma che nelle società che hanno un ODV collegiale, quindi un ODV composto da più membri, e in cui è previsto un componente interno, quindi uno dei componenti dell'organismo di vigilanza è un soggetto della società, allora questo soggetto può fungere da responsabile della prevenzione. Oppure, dice ancora ANAC, non si può affidare all'ODV il ruolo di responsabile della prevenzione a meno che la società sia di piccole dimensioni e l'ODV del modello organizzativo è monocratico, quindi è formato da una sola persona, e quella persona è un
è un dipendente della società. Allora, chiaramente mi è caduto il microfono, pardon. Chiaramente, detta così, le indicazioni date così sono abbastanza fumose. E c'è anche un problema, cioè quello che poi il responsabile della prevenzione della società controllata è il soggetto che poi potrà dialogare con il responsabile della prevenzione della società controllante. Quindi è importante che questa figura sia individuata nel modo giusto. Allora, io farei questa proposta in base alle cose che dice ANAC, che le vostre società controllate o la vostra società, se operate all'interno di una società o di un ente controllato, può fondamentalmente seguire due strade per individuare il suo responsabile della prevenzione. E senza responsabile della prevenzione non si va da nessuna parte, perché il responsabile della prevenzione è quello che individua, attua e aggiorna le misure di prevenzione. Però quindi le strade sono due. Uno è quello di apicalizzare il responsabile della prevenzione. Quindi, così come si fa, per esempio, nei comuni, per esempio, in cui il responsabile della prevenzione è il segretario generale, o almeno era il segretario generale fino alla riforma Madia, adesso vedremo che cosa succederà. Però, quindi il soggetto è il vertice, no, della struttura organizzativa, così potremmo dire che il responsabile della prevenzione può essere individuato nella figura del direttore generale. Ci sono molte società controllate dalle pubbliche amministrazioni che hanno individuato nel loro direttore generale il responsabile della prevenzione. Questo garantisce la massima autorità e autonomia del responsabile della prevenzione. Chiaramente anche la posizione del direttore generale può essere una posizione a rischio. Dipende da come è strutturata la società, dipende anche da come sono gestiti i rapporti con le amministrazioni pubbliche controllanti. Quindi c'è anche da chiedersi chi è che ha rapporti anche informali con i soci pubblici, il direttore generale o il consiglio di amministrazione. Chiaramente la relazione con i soci pubblici è un'attività a rischio. Tuttavia, però, il direttore generale difficilmente è coinvolto nella gestione di processi a rischio operativa, quindi è in una posizione più di indirizzo, controllo e gestione dell'organizzazione. Quindi la scelta del direttore generale può essere una buona scelta. Oppure il responsabile della prevenzione può essere un dirigente, non il direttore generale, che però deve operare con il mandato della direzione e deve comunque dialogare con la direzione per definire gli obiettivi di prevenzione. Questo perché per non arrivare nelle società controllate ad avere la stessa situazione che hanno molti responsabili della prevenzione nelle pubbliche amministrazioni, per fare in modo che l'RPC non sia solo. Io ho letto in molte relazioni annuali dei responsabili della prevenzione dell'anno scorso questa criticità: sono isolato. La mia unità organizzativa lavora ma senza dialogare con il resto dell'ente. Allora, quindi chiaramente il coinvolgimento della di direzione generale è cruciale. Seconda ipotesi, che va bene tanto quanto la prima, no? Nel senso, sono due ipotesi che poi vanno vagliate. Includere il responsabile della prevenzione nell'ODV. Quindi, anche se le responsabilità dell'organismo di vigilanza e le responsabilità del responsabile della prevenzione rimangono distinte, nel senso, l'organismo di vigilanza non verrà mai sanzionato perché è stato commesso un atto di corruzione all'interno della
società, perché l'organismo di vigilanza non deve prevenire reati, ma deve vigilare sull'attuazione del modello, mentre il responsabile della prevenzione sì. Comunque, quindi, anche se le responsabilità restano distinte, tuttavia il responsabile della prevenzione partecipa, è un membro dell'organismo di vigilanza e quindi c'è il massimo coordinamento fra questo famoso modello 231 e la gestione del sistema di prevenzione della corruzione. Questa scelta dipende da molti fattori, ma ce n'è uno anche, direi, culturale e organizzativo. Che cos'è chi è il responsabile della prevenzione? È il garante della legalità dell'organizzazione? Se è così, deve essere un soggetto apicale. Oppure il gestore del sistema anticorruzione? Allora, se è il gestore del sistema anticorruzione, quindi se quello che si guarda non è tanto la garanzia di legalità, ma il fatto che ci sia un sistema di prevenzione funzionante, allora è meglio includerlo nell'ODV. In tutti i casi però ci deve essere un raccordo fra le tre figure. Io ve l'ho riassunto qui. Il responsabile della prevenzione deve dialogare con il direttore generale, se non è il direttore generale, per programmare la politica di prevenzione e per integrare la prevenzione in tutti i processi. Allo stesso modo, il responsabile della prevenzione, se non è nell'organismo di vigilanza, deve coordinarsi con l'organismo di vigilanza del modello 231 per coordinare il monitoraggio, no, del modello e delle misure di prevenzione, per comunicarsi magari dei rischi delle situazioni di rischio emergenti e per aggiornare la documentazione. Ecco, le società controllate non sono obbligate a fare un piano triennale per la prevenzione della corruzione, cioè questa ipotesi c'era nella prima bozza delle linee guida. La determinazione 8/2015 ci dice che devono individuare una serie di misure di prevenzione della corruzione e raccoglierle tutte in un punto specifico del loro piano. Quindi fondamentalmente quello che devono fare le società controllate è dedicare una sezione del proprio modello 231 alla prevenzione della corruzione passiva, alla prevenzione della corruzione così come richiesta dalla legge 190-2012. Questa sezione funziona come un piano triennale, funziona come un piano triennale. Ma non si chiama piano triennale, tuttavia questa sezione deve essere aggiornata annualmente, mentre il modello organizzativo 231 non deve essere aggiornato una volta all'anno, ma viene aggiornato quando la società lo ritiene. Quindi comunque quello che devono fare le società controllate e fare l'analisi del rischio, la stessa analisi del rischio che fanno le amministrazioni pubbliche. E quindi l'ANAC individua delle aree che sono tipicamente a rischio di corruzione e sono quelle del PNA e della legge 190, quindi le autorizzazioni e le concessioni, gli appalti dei contratti, le sovvenzioni, la selezione del personale. E poi aggiunge una serie di aree e di attività che sono a rischio specifico per le società controllate, dà delle indicazioni. I controlli sono delle attività a rischio, la gestione economico-finanziaria è a rischio, la gestione delle relazioni esterne è a rischio, la gestione dei rapporti tra gli amministratori pubblici e i soggetti privati. Io aggiungerei anche che anche la gestione dei rapporti fra la società e le pubbliche amministrazioni controllanti è a rischio di corruzione. Potremmo anche aggiungere, ma anche per rendere anche un po' chiara l'indicazione di ANAC, fondamentalmente, ecco, oltre alle aree classiche, le società controllate devono considerare a rischio, quindi valutare il rischio nelle attività che
esercitano e qualora queste attività siano, presuppongano l'esercizio di funzioni amministrative. Sono e a rischio di corruzione la produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni. Esempio, la gestione delle mense scolastiche, se viene affidata a una società controllata dalla, se, la pubblica, se un comune crea una società controllata per la gestione delle mense, quella è un'attività a rischio. La gestione di servizi pubblici, nel senso, per fare l'esempio dei comuni, ci sono delle società controllate che si occupano di riscossione tributi, oppure servizi socioassistenziali, gestione delle farmacie, gestione delle reti di fognatura, gas, luce, trasporto pubblico, sono attività a rischio di corruzione, perché sono pubblici servizi. Quindi non sono tanto a rischio perché magari lì dentro si può commettere un atto di corruzione, ma perché trattandosi di servizi pubblici che vengono gestiti con fondi pubblici per la collettività, bisogna garantire che siano gestiti con responsabilità e trasparenza. Ecco, le misure specifiche di prevenzione che in base alla strategia forte devono essere integrate all'interno del modello 231 sono appunto quelle che abbiamo visto prima, sono quelle misure che comunque sono tipiche dei piani triennali e che sono state, voglio dire, trasferite alle società controllate. Ecco, per fare questa integrazione bisogna agire su certe parti dei modelli organizzativi. Non abbiamo molto tempo, però vale la pena di dirlo. Se vi capitasse di leggere il modello organizzativo di una volta società controllata, allora, i modelli organizzativi sono divisi in una parte generale e in una serie di parti speciali. La parte generale deve definire con chiarezza quella che è i principi generali di controllo e i soggetti che sono responsabili del sistema di prevenzione. E invece le parti speciali si concentrano su specifici reati. Il decreto 231 ha una serie di articoli, ciascuno dei quali è dedicato a uno specifico reato. Quindi tendenzialmente, non perché sia il decreto 231 che obbliga a farlo, ma questa è, voglio dire, è l'uso che è invalso in chi si occupa di consulenza in questo settore, per ogni specifica tipologia di reato ci sarà una parte speciale, quindi voi troverete la parte speciale sui reati contro la pubblica amministrazione che analizzerà il rischio che la società commetta reati contro la pubblica amministrazione in proprio vantaggio. Quello che va fatto è integrare la parte generale inserendo responsabilità e controlli specifici per la prevenzione della corruzione passiva e dei reati di corruzione in danno della società. Se non lo scriviamo nella parte generale del modello, non lo scriviamo più. E quindi è lì che deve comparire il responsabile della prevenzione e deve essere scritto che cosa fa, no? È lì che c'è da introdurre l'idea che si fa rotazione del personale oppure si garantisce che ci sia segregazione e separazione fra le varie funzioni. E invece le misure di prevenzione specifiche della corruzione passiva, quelle richieste dalla legge 190, vanno inserite allora o come una parte speciale del modello, quindi si fa una sezione che può essere chiamata parte speciale 190, oppure questo documento aggiuntivo può essere messo come allegato. Il risultato è uguale.
Solo che voi troverete effettivamente alcuni consulenti, alcuni avvocati che vi diranno che non si possono inserire parti speciali che non siano quelle richieste dal modello 231. Insomma, la cosa importante è che non nella parte generale, ma nella parte del modello che descrive i controlli, ci sia un qualcosa, un allegato, una parte speciale, che contiene al suo interno tutti i controlli, tutte le responsabilità finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza. E poi, come abbiamo detto, il codice etico del modello, il codice sanzionatorio del modello devono essere integrati perché è necessario spiegare come verranno sanzionati anche gli amministratori e il responsabile della prevenzione nel caso in cui non vengano adottate gli adempimenti richiesti dalla normativa, perché udite udite il decreto legislativo 231, quindi i modelli 231 ammettono, no, al loro interno che vi siano delle sanzioni anche per gli amministratori della società, quindi è un modello che a differenza di quelli che sono i piani triennali che vincono soltanto la componente degli uffici, no? Lasciando, non potendo definire dei controlli e delle sanzioni a carico degli organi di indirizzo politico, ecco, invece nei modelli 231 si possono dare dei vincoli, degli obblighi anche nei confronti del consiglio di amministrazione. Non ho mai visto pensare a delle sanzioni per l'assemblea dei soci, però si va oltre, diciamo, quello che è il livello di quella che i sistemi di gestione chiamano la direzione. Si va più in alto, quindi più in su rispetto alla direzione. Ecco, per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, l'abbiamo detto, le società controllate devono pubblicare dati sia relativi all'organizzazione, sia dati relativi alle attività di se sia le attività di pubblico interesse. Deve essere noi, le società e gli enti controllati devono nominare il responsabile per la trasparenza. Devono adottare un programma per la trasparenza e l'integrità e devono aprire una sezione che si chiamerà Società Trasparente o Amministrazione Trasparente per la pu pubblicazione dei dati. E poi devono promuovere l'accesso civico e attestare gli obblighi di trasparenza. In pratica, per quanto riguarda la trasparenza, in termini di trasparenza, le società controllate devono fare le stesse cose che fanno gli enti controllanti. Le partecipate, invece, parlavamo prima di strategia debole, hanno obblighi di trasparenza minori, cioè devono pubblicare soltanto dati relativi alle attività di pubblico interesse esercitate. E devono pubblicare i compensi e redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e amministrativo che sono nominati e designati dalle amministrazioni partecipanti e che quindi agiscono con il ruolo di amministratori. Per quanto riguarda invece i compensi dei dirigenti e delle consulenze, possono optare per la pubblicazione in forma aggregata, per non dire perché si temeva e si è temuto che dover dire quanto pago tutti i miei consulenti e quanto pago i miei dirigenti potesse innescare delle difficoltà perché altre società invece private non tenute a questi obblighi, come dire, il dover dire quanto pago i miei dirigenti poteva essere un punto di debolezza rispetto alla concorrenza sul mercato per le società partecipate.
Non credo, però comunque hanno deciso così. Allora, invece le società partecipate, qui arriviamo a una cosa che interessa sicuramente anche le pubbliche amministrazioni. È auspicabile che facciano una serie di cose, quindi è auspicabile che adottino il modello, è auspicabile che introducano delle attività di prevenzione specifica. È auspicabile che nominino il responsabile per la trasparenza e così via. Cioè, una serie di attività non sono date come obbligatorie, ma come, come dire, sarebbe meglio farlo, no? E quello che dice ANAC è che sono proprio gli enti partecipanti che dovrebbero attivarsi per promuovere queste attività. Quindi la strategia debole prevede un maggiore coinvolgimento dell'ente partecipante. Ecco, invece, stessa cosa per gli enti privati partecipati, non sono destinatari della legge 192-2012, però dicono appunto, dice la determinata ANAC 82-2015, è compito delle pubbliche amministrazioni partecipanti promuovere dei protocolli di legalità per l'adozione di specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Ed è compito delle pubbliche amministrazioni partecipanti richiedere l'adozione del modello 22231. E visto che siamo a 10 minuti dalla fine, così se vi ho confuso, ho quasi finito di confondervi, e se vi ho annoiato, ho smesso di annoiarvi. Facciamoci questa domanda: ma come può una pubblica amministrazione partecipante, promuovere certe cose? Come fa una pubblica amministrazione che magari partecipa o controlla una società, magari insieme ad altre amministrazioni, a dialogare, promuovere, spingere queste organizzazioni a fare cose che non sono neanche obbligatorie. Ecco, quello che io mi sento dire spesso parlando per esempio con i comuni, la prima risposta è: non sappiamo come fare, il dialogo con le controllate è difficile. Se non si adeguano loro, come possiamo noi farlo, no? Come possiamo noi obbligarle? Ecco, questa è la difficoltà di dialogo, è proprio parte del problema. Quindi vorrei un attimo passare all'ultima parte, diciamo, no? In cui mi chiederei: è possibile una prevenzione partecipata? Cos'è una prevenzione partecipata? Allora, è questo: l'ANAC pone a carico delle pubbliche amministrazioni, controllanti e partecipanti una serie di obblighi, no? Pubblicare sul sito istituzionale l'elenco delle società partecipate e controllate, e altro obbligo che c'è: inserire nel proprio, quindi ciascuna amministrazione deve inserire nel proprio piano di prevenzione della corruzione delle misure di vigilanza delle attività svolte dalle società controllate. Ma qui siamo al punto di prima, no? Come faccio? Se anche lo scrivo nel piano, poi come faccio perché sia reso effettivo? Altri obblighi, no? Nel senso, le pubbliche amministrazioni devono assicurare che le proprie società controllate adottino il modello organizzativo 231. È la pubblica amministrazione che deve garantire questa cosa, ma come, voglio dire, come farlo? Ecco, diciamo così, per arrivare un po' al concetto di prevenzione partecipata, la determinazione ANAC 2015 dice molto chiaramente che società, enti controllati e partecipati, pubbliche amministrazioni sono corresponsabili della prevenzione della corruzione. Cioè, ciascuno di questi due soggetti, il pubblico e il privato il privato in controllo pubblico, hanno delle responsabilità.
Bisogna passare dall'idea di responsabilità all'idea di collaborazione. Cioè, poi vediamo magari con quali azioni, ma l'idea dietro, quando io parlo di prevenzione partecipata, penso a questo. La collaborazione e la compresenza tra il pubblico e il privato oggi, in settori come la sanità, il welfare, l'istruzione, è una realtà. Cioè, ci sono dei settori in cui pubblico e privato collaborano, vogliono collaborare, c'è interesse che collaborino e non potrebbero non collaborare. Ecco, perché la prevenzione della corruzione non diventa qualcosa del genere? La prevenzione della corruzione deve essere un settore in cui la collaborazione tra pubblico e privato deve diventare realtà. Questo perché, voglio dire, non è un obbligo di legge, è un qualcosa che è un atto di responsabilità sociale, perché è anche vero che a volte una pubblica amministrazione ha difficoltà a interagire o a vincolare delle società controllate. Però è vero che le società in controllo pubblico che svolgono attività di evidenza pubblica e le loro società controllanti hanno qualche cosa in comune. I cittadini, utenti, elettori che sono destinatari dei loro servizi. Quindi il dialogo andrebbe costruito dal punto di vista della responsabilità sociale, cioè il sistema pubbliche amministrazioni e società partecipate. Se è vero che dal punto di vista giuridico sono qualcosa di distinto, sono però per il cittadino utente dei servizi, sono la stessa cosa. È un sistema che eroga servizi al cittadino. Quindi al cittadino frega poco se la spazzatura è raccolta dal comune o dalla società o dal consorzio per i intercomunale dei rifiuti. Al cittadino interessa che, voglio dire, che non ci siano sprechi e che le attività vengano fatte bene garantendo legalità. Allora, dal punto di vista della responsabilità sociale, che cosa c'è? Ecco, si possono individuare degli strumenti, cioè le società e gli enti controllati o partecipati devono adeguarsi alla legge 192-2012, ma non è detto che sappiano come fare. Cioè, voi che operate all'interno di una pubblica amministrazione, è dal 2013 almeno che litigate con la trasparenza e i piani triennali. Allora, proviamo a inserire all'interno dei piani triennali degli indirizzi e degli strumenti che possono essere adottati dalle società controllate. Cioè, neanche in caso di obbligo, ma io ho degli strumenti e li condivido con te. Procedure di controllo, sistema di tutela del whistleblowing, schemi per la pubblicazione dei dati. Allora, tutto quello che una pubblica amministrazione ha sviluppato nei suoi piani triennali, oggi decide di condividerlo con la società controllata. La governance, quindi la società controllante, quindi la pubblica amministrazione, senza mettere in discussione l'autonomia, però può agire sugli statuti, definire degli obiettivi di legalità, promuovere l'adozione di sistemi di gestione come i modelli 231 che sono tipici del privato. La collaborazione. La pubblica, ecco, secondo me i protocolli di legalità potrebbero rappresentare l'occasione per avviare i processi di dialogo. Cioè, non sono io, pubblica amministrazione, che ti impongo un protocollo di legalità in cui ti dico tu devi fare queste cose. Discutiamolo insieme il protocollo di legalità, diamoci delle regole in comune. Nulla vieta di creare dei protocolli di legalità condivisi. Ci sono anche state delle esperienze in atto. Proprio per finire, fasi e azioni, no? Allora,
All'interno della pubblica amministrazione, cosa consiglierei io di fare perché tutte le cose che ci siamo detti oggi non restino dentro a questo webinar online, ma diventino un'azione? Intanto è necessario che il responsabile della prevenzione presenti le linee guida ANAC, quindi la determinazione 8-2015, agli organi di indirizzo politico. Gli organi di indirizzo politico devono conoscere queste linee guida perché poi sono loro che possono agire, no, in rappresentanza del socio pubblica amministrazione con gli altri enti. Quindi coinvolgimento degli organi di indirizzo politico. Eventuali delibere di indirizzo che definiscono cosa intende fare l'ente con le sue controllate. L'eventuale coinvolgimento dei cittadini, il dialogo con le altre pubbliche amministrazioni. Ecco, c'è una serie di attività che vanno fatte all'interno della pubblica amministrazione affinché sia possibile dialogare con le controllate. Poi c'è una seconda fase che è la rilevazione dei bisogni degli enti controllati o partecipanti, cioè chi vi vieta voi potete chiedere alle vostre società controllate entro quando volete, intendete adeguarvi alla normativa, ricordando che entro gennaio del 2016 devono aver fatto i loro piani. Però potreste anche chiedere di cosa avete bisogno. Potreste assumere un atteggiamento di disponibilità e dialogo. Di cosa hai bisogno? Cosa ti manca? Di quali strumenti? Ecco, la prevenzione partecipata si fa partendo dai bisogni e individuando degli strumenti e delle strategie comuni. E poi, dal punto di vista documentale, è chiaro che il piano triennale di prevenzione della corruzione deve diventare il documento all'interno del quale si chiarisce anche quelle che sono le attività e gli strumenti che vogliono fare, che si intendono fare con le società controllate. Ripeto, i protocolli di legalità secondo me sono dei documenti il cui contenuto può essere condiviso, in cui le garanzie e le misure per la legalità vengono definite dagli attori che li sottoscrivono. Io spero che tutto questo non vi sembri la luna, perché comunque attività di coinvolgimento dei cittadini, di interfaccia con gli organi di indirizzo politico, attività di definizione di bisogni e risorse, attività di programmazione vengono fatti costantemente, comunemente, quotidianamente nelle pubbliche amministrazioni, magari in settori diversi dal settore della prevenzione della corruzione. Per cui, ecco, ripeto, io qui ho cercato un attimo di parlarvi tanto, non tanto degli obblighi, ma di quello che è ne necessario fare, cioè non cose da scrivere, ma azioni da intraprendere. Qui trovate, ma è soprattutto utile per le società controllate, che cosa devono fare. Quindi devono azioni sul contesto interno, modifica statuti, definizione di responsabilità, analisi dei processi, ridefinizione dei flussi informativi e documenti. Mi spiace se il mio webinar è stato forse un saltare da nozioni di senso a contenuti specifici, magari, ecco, magari ho saltato qualche cosa di importante. Vorrei chiudere senza avere tempo di rispondere alle domande, però sempre con Italo Calvino, perché magari potrete trovare uno che vi spiega gli obblighi delle partecipate meglio di me. Però il motivo per cui impegnarvi per la prevenzione della corruzione nelle partecipate, quello lo trovate soltanto dentro di voi. Che
Calvino, sempre nell'Apologo, conclude così dicendo: la controsocietà degli onesti, forse, sarebbe riuscita a persistere ancora per secoli, in margine al costume corrente, senza altra pretesa che di vivere la propria diversità, di sentirsi dissimile da tutto il resto, e a questo modo magari avrebbe finito per significare qualcosa di essenziale per tutti, per essere un'immagine di qualcosa che le parole non sanno più dire, di qualcosa che non è ancora stato detto e che non sappiamo ancora cos'è. Allora, qualcosa che non è ancora stato detto e qualcosa che ancora non sappiamo cos'è, è proprio la prevenzione della corruzione nelle società controllate. È un'avventura che si apre adesso, non ci abbiamo ancora provato. Prevenzione delle controllate significa fare qualcosa che non è ancora stato fatto, dire cose che non sono ancora state dette, fare cose che non sappiamo ancora che cosa sono. Quello che vi dico, seguite magari altri webinar, altri corsi, leggete online per capire bene il contenuto degli adempimenti. Ma questa cosa, proprio perché è qualcosa che non è ancora stata fatta, fatela, ecco, non in nome della legge, ma fatelo in nome dell'onestà. Come suggerisce Calvino, fatelo in nome della vostra onestà. Grazie a tutti.